Ed ora chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare da queste note musicali. Si parla giustamente di un'altra realtà importante per San Paolo d'Argon, si parla di musica, 31 e lode, William Benedetti. Buonasera a tutti, sono William Benedetti, vicepresidente del Corpo Musicale Comunale di San Paolo d'Argon e ho il piacere di accogliervi nelle ambienti, diciamo, della Scuola di Musica di San Paolo d'Argon. Alla destra troverete la sala di musica dove noi ogni giovedì sera facciamo le prove dalle 8:30 alle 10:30 per prepararci agli eventi importanti dell'anno, i vari concerti, le varie esibizioni, i stage con maestri internazionali come è successo nei vari anni dall'anno di fondazione della banda, che è appunto il 1982. E in questi anni dall'82 ne sono successe di cose, ne sono passati di persone, ragazzi, quasi tutti i componenti della banda sono ragazzi ormai genitori di San Paolo d'Argon, e è bello vedere parte di queste persone portare adesso i loro figli a far parte della scuola di musica e non solo suonare, organizzare eventi durante l'anno come può essere la festa della birra nominata Birran Banda, che ormai da 12 anni con l'ultima edizione allieta le serate estive di San Paolo d'Argon e non solo. Perché abbiamo fatto la festa della birra? La festa della birra è nata per creare una scuola di musica e soprattutto gli ambienti, cercare di costruire gli ambienti della scuola di musica, un obiettivo che è partito con 4-5 persone, tra cui queste 4-5 persone aiutano ancora la banda tuttora, ma non attivamente partecipando agli eventi, dando una mano fisicamente più che musicalmente parlando. Sì, la sede è stata interamente finanziata e costruita da parte del comune ed è stata inaugurata nel 2004 per la precisione. Cosa ha fatto la banda? Negli anni a seguire ha cercato di insonorizzare l'ambiente per renderlo più musicale possibile. E successivamente mancavano altri ambienti che erano la scuola di musica, quindi le salette che poi si potranno vedere anche nelle immagini, perché mancava l'ambiente in San Paolo, era un'unica sala, l'ex ormai biblioteca nel lato destro, dove dal lunedì a sabato si faceva tutto lì, non si riusciva ad organizzare vari corsi, più corsi nello stesso giorno, cosa che invece adesso si riesce a fare tranquillamente. I bambini possono cominciare da che età? Allora, i bambini, normalmente l'età siamo intorno agli 8-9 anni, all'incirca quello che può essere la terza elementare, la seconda elementare. Si può iniziare prima con dei corsi di propedeutica, quindi di avvicinamento per la musica, quindi imparare il ritmo, imparare a capire cos'è la musica, stare insieme. Okay? E successivamente orientarli verso gli strumenti, anche a cosa sono portati, perché ci sono strumenti che sono anche pesanti e quindi bisogna capire anche fisicamente quello che riescono a fare e a suonare, quello sì. E proprio per questo motivo lo scorso anno è partito un progetto particolare, un progetto che davvero è teso a coinvolgere i più giovani, si parla di progetto Yamaha, il primo in Italia, ne parliamo con Stefano Scudeletti. Sì, abbiamo appunto conosciuto questo progetto circa 2 anni e mezzo fa tramite il nostro direttore Denis Salvini, che ci ha procurato il contatto con Yamaha Italia, precisamente nella persona di Riccardo Anglani, che è il rappresentante italiano del progetto Yamaha Orchestrando. Ci è subito piaciuto questo progetto, infatti già da ottobre del 2012, l'anno scorso, siamo partiti con un progetto pilota con un gruppo di ragazzi in cui le lezioni si svolgevano al di fuori dell'orario scolastico.
già dopo 6 o 7 mesi ha dato i suoi frutti, e proprio questo buon risultato ci ha permesso di creare una forte collaborazione con l'Istituto Comprensivo di San Paolo d'Argon, con cui, grazie all'amministrazione comunale attuale, con Yamaha Italia, grazie anche ai finanziamenti della Birra in Banda e così via, siamo riusciti a creare un progetto da quest'anno di 9 anni, il cui scopo è appunto entrare nell'ora di musica della scuola primaria per la terza, quarta e quinta elementare, per permettere a 750 ragazzi nell'arco di 9 anni di poter studiare e conoscere gli strumenti bandistici. Il progetto non è solo importante in ambito musicale e culturale, ma anche in ambito sociale. Infatti i ragazzi, oltre che imparare a suonare, a imparare la musica, possono anche imparare a rispettare gli ambienti condivisi, il proprio lavoro e anche il lavoro degli altri ragazzi. William, non ci resta che lanciare un ultimo appuntamento? Sì, vi aspettiamo numerosi, tutta la popolazione di San Paolo e non solo, al concerto di Natale domenica 22 dicembre, ma non solo, anche la scuola di musica, le prove alla sera, le porte sono sempre aperte, quindi vi aspettiamo numerosi.